Io sono partito da una fortissima emozione che ho ricevuto leggendo di questo caso, di questo rapimento, proprio da un libro di Messori, un cattolico conservatore, il quale in qualche modo difendeva e giustificava la memoria di Pio IX, che aveva ordinato questo rapimento. Nel libro c'è anche una autobiografia, sia pure breve, di Edgardo Mortara, nella quale Mortara rivendica e conferma la propria conversione e dà verso il Papa un atteggiamento di affetto e anche di ringraziamento per averlo portato alla fede cattolica che conserverà fino alla morte. Ecco, in questo senso, da questo fatto, la mia immaginazione ha reagito con un'idea di farne un racconto cinematografico. Buonanotte. Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo. Cosa? Non ho la fede, però non sono un militante dell'ateismo, non sono, no, anzi, io sono assolutamente convinto che bisogna trovare un terreno comune di lavoro insieme anche con chi crede nel Dio cattolico o del Dio ebraico, insomma, bisogna assolutamente lavorare insieme, ma resto io comunque uno che non ha il dono della fede, voglio portarcelo via! Tutto è stato fatto in piena regola. Secondo il diritto canonico. Poi c'è stato, come lei sa, un fermo, poiché qualcuno subito dopo mi ha detto: guarda, Steven Spielberg, il grande, il favoloso Steven Spielberg, stava già preparando il film, erano già venuti in Italia una serie di suoi stretti collaboratori, il direttore della fotografia, gli scenografi, per cercare gli ambienti e anche gli attori, alcuni attori italiani furono provinati per il film di Spielberg. Film di Spielberg però che si interruppe, lo seppi in un viaggio in America, il motivo è che non avesse trovato il bambino. Penso che, ma questa è un'ipotesi, che è come se vedesse una complessità di questo caso drammatico, molto italiana, e per cui la lingua italiana fosse, non dico obbligatoria, però molto preziosa, ecco. Suo figlio non è più ebreo, signora, è cristiano. Il figlio è ebreo. Senta Bellocchio, ma lei come si è approcciato a questo punto alle due realtà, che riguardano la comunità cattolica e ovviamente la comunità ebraica? Ma con la comunità cattolica è chiaro che compiono una violenza in nome di un principio. Poiché il bambino è stato battezzato 6 anni prima, ed essendo il bambino cristiano, il bambino deve essere educato cristianamente. C'è una logica oggi che sembrerebbe assurda, però allora
rispondeva ad una coerenza teologica a cui il Papa non ha voluto sottrarsi, che è abbastanza interessante perché poi lui diventa rigido, irremovibile in un momento in cui lo Stato pontificio è vicino al crollo, è tipico di certe teocrazie o di certi regimi totalitari che proprio nel momento in cui stanno per cadere non innestano la marcia della mediazione, ma anzi si contrappongono frontalmente. Per quel che riguarda la comunità ebraica, io mi sono limitato a con diciamo l'esperienza e la di vari soggetti ebrei che di essere corretto nel linguaggio, nei rituali, però non sono entrato nel merito della religione ebraica. Ma psicologicamente nel film c'è proprio una modulazione diversa rispetto alle sorti del bambino, del padre, che non è che rinnega l'ebraismo, però è più conciliante, sarebbe anche più disposto a trovare una via di mezzo pur di ritrovare e riavere il bambino, mentre invece la madre, pur non essendo una fanatica ortodossa, non media, non accetta nessun compromesso del tipo io pur di riavere il bambino mi faccio cristiano, no, e lo dice: io sono nata ebrea e voglio morire ebrea.